Banda larga e velocità di connessione ad internet, il Veneto è ancora in ritardo. È quanto è emerso da un incontro tra Telecom Italia, industriali e istituzioni e intanto la regione promette nuovi investimenti per garantire la DSL nelle zone non ancora raggiunte. Anna Vitaliani. Il Veneto ha una copertura di banda larga fissa al 93% circa, contro una media nazionale al 96%, a Treviso è ancora più bassa. Il Veneto è una regione che certamente ha bisogno, da questo punto di vista, di ulteriori investimenti. Il Veneto va lento, la banda larga non raggiunge tutto il territorio regionale, molte le aree ancora scoperte dalla linea internet veloce. A lanciare l'allarme il presidente di Telecom Italia, Gabriele Galatieri, in un incontro a Treviso con gli industriali veneti. Sentiamo il problema della carenza infrastrutturale, soprattutto di tipo immateriale, quale la banda larga, perché la domanda di servizi e di nuove applicazioni di Information Communication Technology stanno aumentando, ma non sempre abbiamo la possibilità di accedervi. L'assessore regionale al bilancio, Isi Coppola, promette dunque nuovi investimenti in questa direzione, 10 milioni di euro a favore della digitalizzazione. Più internet quindi per le imprese, ma anche per la pubblica amministrazione. Significa mettere anche e soprattutto il cittadino in condizione di poter innanzitutto migliorare anche la qualità della vita stessa. Un esempio vincente è l'azienda ospedaliera di Padova che con Telecom Italia sta sperimentando nuove piattaforme digitali per i bimbi ricoverati. La tecnologia viene ad ausilio dei bambini lungodegenti, è un terminale touchscreen collegato al letto, dove il bambino con un semplice tocco può connettersi proattivamente con la scuola e contestualmente connettersi con il proprio ecosistema familiare amicale.